Buongiorno a tutti. Oggi in questo video informativo vorrei parlare del piano di azione nazionale per il sostegno del diritto sanitario. Questo piano evidentemente si caratterizza per aver stabilito degli obiettivi e con lo scopo di avviare il cambiamento del pratico di utilizzo del diritto sanitario, nella sua forma caratterizzata da maggior compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria e di ridurre inoltre, l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extraagricole frequentate dalla popolazione. Gli obiettivi generali possono essere così nessuni. Ridurre i rischi e l'impatto dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, l'ambiente e sulla biodiversità. Promuovere l'applicazione della difesa integrata dell'agricoltura biologica e di altre frange alternative. Proteggere gli utilizzatori di prodotti fitosanitari da popolazione interessata, tutelare i consumatori, salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili, conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi. Queste azioni sono divise vengono prese punto a punto e vengono poi argomentate all'interno di questo piano. Partendo da primo, che individua la formazione e prescrizione per gli utilizzatori, distributori e consulenti. E quindi praticamente identifica quali sono i percorsi formativi che queste tre figure, sia il distributore professionale, il distributore e il consulente, devono seguire per poter poi utilizzare, in base alla propria categoria di appartenenza, questi prodotti fitosanitari. I corsi sono naturalmente sono limitati, quindi naturalmente vengono identificati sia corso di primo rilascio che a chi eventualmente non possiede determinati titoli di studio e quindi è obbligato a frequentare questo corso. E successivamente a dei corsi di aggiornamento periodici. Altro aspetto che il PAN prende valuta è il controllo, l'utilizzo dell'attrezzatura. Ossia praticamente quali controlli devono essere fatti, in questo caso dall'utilizzatore, durante appunto l'utilizzo delle attrezzature destinate, utilizzate per poter poi distribuire questi prodotti. Questi controlli sono ormai obbligatori da 10 anni e prima l'obbligo è partito prima per i terzisti e poi successivamente questo obbligo di controllo funzionale è ricaduto anche sugli utilizzatori professionali conto proprio. Cioè così. E diciamo sono gli utili, fondamentalmente. Controllo funzionale e la taratura, che poi dopo le attrezzature che hanno l'obbligo a sottoporsi al controllo funzionale sono le macchine produttrici per la distribuzione su piano verticale, quindi praticamente quelle utilizzate per le colture d'acqua, quelle sul piano orizzontale, quindi quelle per le colture erbacee, e le macchine lavoratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti delle colture protette. Naturalmente sono generate quelle portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, osservato la spalla e l'irrogatrice spalleggiata motore prive di ventilatore. Allora, la regolazione a taratura, manutenzione periodica dell'attrezzatura eseguita dall'utilizzatore professionale. Questi sono obbligatori, sono praticamente gli interventi che chi utilizza queste determinate attrezzature deve eseguire con periodicità e hanno lo scopo di praticamente adattare le attrezzature alla specifica coltura che deve essere trattata e deve essere poi, questo intervento deve poi essere registrato su apposita scheda dal registro dei trattamenti o addirittura sul registro stesso. Le attrezzature devono essere sottoposte da parte dell'utilizzatore professionale a controlli tecnici periodici, a manutenzione e per quanto riguarda soprattutto alcune caratteristiche della macchina, quindi la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina, la funzionalità dei circuiti idraulici di manovra, la funzionalità dei bugelli dei dispositivi antigonfie, la pulizia dei filtri dei bugelli, la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina. Questo perché insieme a tutti questi controlli fa sì che ci sia una riduzione notevole delle perdite
Quindi il prodotto utilizzato sia quello stretto necessario proprio per proteggere la coltura. La regolazione della taratura strumentale è effettuata presso centri di prova volontaria. La taratura può essere eseguita presso centri di prova autorizzati e tramite appunto dei banchi di prova, sì, praticamente durante la taratura si calibra, se così vogliamo dire, la macchina in base al tipo di coltura che deve essere fatta. Questa validità è effettuata per il certificato ha una validità di 5. Un altro aspetto è quello della protezione degli ambienti acquatici e al fine di tutelare appunto questi ambienti sono state predisposte delle linee guida e di indirizzo che individuano una serie di misure nonché i relativi criteri di scelta che riguardano appunto la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, le misure volontarie di accompagnamento per la mitigazione del rischio, la tutela della biodiversità e misure specifiche di mitigazione del rischio, le misure volontarie per favorire la protezione, soprattutto nelle aree di protezione di siti di natura marina. Come già detto, fondamentalmente, tra gli obiettivi di lungo termine c'è anche quello di ridurre l'impatto di prodotti fitosanitari anche in aree extraagricole, e quali possono essere, ad esempio, appunto, i parchi, i giardini pubblici, i campi sportivi, le cooperative e così via. E per queste tipologie di aree vengono date delle indicazioni su quali cartelle, ad esempio, su quali cartelle esporre, sulle dimensioni delle aree di rispetto, su quali prodotti sono utilizzabili e così via. Proprio perché comunque l'impatto del prodotto fitofarmaco sanitario è sia per il diretto utilizzatore ma anche per tutte le altre persone che comunque ne possono utilizzare. All'interno del PAN sono anche indicate delle prescrizioni per quanto riguarda la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari, che praticamente vengono date le indicazioni che devono essere rispettate da chi è abilitato all'utilizzo del prodotto. In questo caso si fa riferimento poi al deposito, cioè praticamente che il deposito dei prodotti fitosanitari obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali deve essere chiuso ed è uso esclusivo del possessore dell'abilitazione. Devono essere stoccati e prende riferimento anche i rifiuti derivanti dall'utilizzo, cioè praticamente i contenitori vuoti, contenitori contenente prodotti che non sono più utilizzabili o che non sono più utilizzabili. Le caratteristiche di questi depositi quali sono? Deve essere un'area specifica all'interno di un magazzino, comunque di un locale aziendale, con delimitazione con pareti fisse, cioè non deve essere di libero accesso devono essere distanti, cioè nello stesso ambiente, possono essere contenuti in ambienti vicini, devono consentire di poter raccogliere le tracce occidentali. Della nostra dotata di un sistema di contenimento, deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia della protezione delle acque, quindi con il discorso del punto di sversamento delle distanze. Devono garantire un sufficiente ricambio d'aria e le aperture devono essere tutte portate da griglie. Deve essere un asciutto a riparo dalla pioggia e dalla luce solare, in grado di evitare temperature che possono alterare la protezione dei prodotti. Gli eventuali ripiani presenti all'interno di questo deposito devono essere materiali non assorbenti e privi di spigoli tagliente, proprio per evitare che il materiale eventualmente che possa uscire venga assorbito dal materiale con cui è fatto il ripiano e soprattutto la presenza di spigoli non vada a favorire appunto questa fuoriuscita di prodotto. Un'ultima cosa, i prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali, con le etichette integre e leggibili. Non è consentito
utilizzare un contenitore diverso rispetto a quello che funziona a pescare. Per quanto riguarda la manipolazione, la manipolazione sanitaria, prima dell'applicazione vengono date queste indicazioni. Deve essere fatta la verifica prima dell'inizio dei trattamenti che l'attrezzatura sia completamente funzionante e non presenti piante. Qui si ricollega al discorso della manutenzione fatta per l'attrezzatura. La miscela deve essere preparata con modalità tali da non causare rischi per l'ambiente, anche in caso di versamenti accidentali. Quindi, in teoria, quindi devono essere, queste operazioni devono essere svolte su suoli molto permeabili, non devono essere svolte su suoli permeabili, di clima in prossimità di corsi d'acqua o pozzi per il periodo. Non devono essere lasciate incustodite le miscele dei prodotti fitosanitari pronti per l'uso, le attrezzature e i prodotti fitosanitari. Nel caso in cui si utilizzi acqua prelevata direttamente da quarti idrici, l'attrezzatura deve essere dotata di sistemi che impediscano la fuoriuscita. Quindi la contaminazione di questi corsi d'acqua, ad esempio, quando piena o così via. La macchina irrogatrice deve essere dotata di uno strumento preciso, leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio. Devono essere risciacquate immediatamente con accoglienti contenitori di prodotti fitosanitari vuoti e di relatività, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoidratica da distribuire, in modo tale da non avere eccessi e quindi tutto il materiale che l'acqua, il liquido che contiene questo prodotto fitosanitario viene poi utilizzato e distribuito nel periodo. Durante l'operazione di preparazione della miscela, il riempimento dell'irrogatrice e il risciacquo dei contenitori è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Il deposito, inoltre, deve essere fornito di adeguati strumenti per usare i prodotti sanitari. L'accesso, come detto, è consentito unicamente agli utilizzatori professionali. Sulla parete esterna del deposito devono essere posti cartelli di pericolo. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere molto ben visibili il numero di telefono dell'emergenza, il deposito deve essere inoltre dotato di materiale attrezzato per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali. Per quanto riguarda gli imballaggi, e le rimanenze dei prodotti fitosanitari devono essere fatte in modo tale da assicurare, da evitare forme di inquinamento ambientale. E tutte queste operazioni devono essere fatte, come già detto, utilizzando dispositivi di protezione individuale. E nel caso in cui la confezione si dovesse danneggiare, e quindi costituire un pericolo di sversamento del prodotto non utilizzabile con trattamento, devono essere sistemati in appositi contenitori con chiusura ermetica, identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto e i relativi rischi. Naturalmente l'etichetta, che è le informazioni che sono riportate nella confezione originale del prodotto, devono poi essere riportate nel contenitore che contiene il contenitore danneggiato. Le eventuali perdite devono essere tamponate con materiale assorbente raccolto in un apposito contenitore per il successivo smaltimento. Stessa cosa per quanto riguarda l'utilizzo parziale. Le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari con le chiusure rivolte verso l'alto ben chiuse in posizione stabile affinché non si verifichino perdite. Nel caso in cui si ha i prodotti, i rifiuti, imballaggi una volta utilizzati, quindi non più contenente materiale, devono essere depositati in contenitori idonei destinati in coesione a tutte le scuole. I rifiuti devono essere conservati all'interno dei depositi fitosanitari, all'interno dei depositi temporanei dei rifiuti agricoli, separati appositamente dal CAV, che in questo caso devono essere comunque sia tutti identificati come. Il recupero e l'utilizzo della miscela fitoidratica residua dell'irrogatrice al termine del trattamento può essere fatta in diversi modi. Allora, la miscela fitoidratica che
residua, insieme al trattamento, che cosa comporta? Eventuale miscela residua del serbatoio, quindi il surplus rispetto a quello necessario per le superfici, quindi si è prodotto più di quello che effettivamente è stato utilizzato, o la miscela tecnicamente non distribuita, cioè quella che rimane in deposito degli angoli del serbatoio, con i punti morti del circuito. E come deve essere utilizzata questa vita? O si previa deduzione viene distribuita alle colture, oppure viene destinata allo smaltimento e quindi consegnata ad aziende autorizzate al trasporto e quindi iscritte all'Albo Nazionale di Gestione Ambientale e poi a un certo punto destinata a ditte autorizzate allo smaltimento. Al termine della distribuzione, si devono svolgere determinate operazioni, ad esempio la pulizia esterna dell'erogatrice. In questo caso dipende un po' anche dalle caratteristiche dell'erogatrice. Se è equipaggiata con appositi dispositivi o si dispone di varie attrezzature per effettuare il lavaggio esterno del campo, si stabilisce in anticipo le superfici dell'attrezzamento adatte a tale lavaggio. Se invece si dispone di un'area per il lavaggio in azienda, l'area deve essere impermeabile e tutte le acque di lavaggio devono essere poi conferite destinate sempre allo smaltimento. Quanto riguarda invece la pulizia interna, non vengono effettuate operazioni funzionali dove la miscela possa raggiungere la. L'acqua di lavaggio deve essere trattata secondo una delle seguenti modalità, che poi sono quelle riportate all'allegato degli eventuali. E quindi la miscela residua di serbatoio, previa eventuale diluizione, può essere quanto prima distribuita su coltura per la quale il prodotto è in uso e autorizzato. La miscela non riutilizzata deve essere mantenuta in azienda per essere successivamente conferita agli operatori iscritti all'Albo Nazionale di Gestione dei Rifiuti. Per la fase di trasporto rifiuti o autorizzate allo smaltimento. In entrambi i casi vige sempre l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Recupero e smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi. I prodotti fitosanitari che non possono essere più utilizzati perché magari sono scaduti oppure perché non sono più utilizzabili perché sono bloccati. Devono essere appunto conservati all'interno di un deposito temporale, in un'area apposita ben identificata e successivamente, o quantomeno prima possibile, devono essere destinati allo smaltimento, secondo il decreto 152 del 2006 che è il testo unico ambientale. La difesa, lo scopo di tutto questo è fondamentalmente è quello di attuare strategie fitosanitarie sostenibili. Cioè, l'obiettivo è quello di incentivare man mano una riduzione di utilizzo di prodotti fitosanitari verso e incentivare insomma, la possibilità di aumentare la corruzione del metodo massimo. Quali sono queste strategie? Una è la difesa integrata obbligatoria, che prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio degli infestanti e delle infezioni degli infestanti, l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriata, l'uso di prodotti fitosanitari che presentano un minor rischio per la salute e l'ambiente, quelli disponibili per lo stesso scopo. Inoltre c'è la difesa integrata volontaria, che è realizzata attraverso l'applicazione di disciplinari di produzione, che sono definiti secondo le modalità previste dal Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata e dai sistemi di certificazione regionale. L'obiettivo è quello di raggiungere l'incremento della visione naturalmente corrispondente ai disciplinari nazionali. Infine, lo scopo, quella che a cui si tende maggiormente, è l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica, che consentono, insomma, finalizzato quindi a garantire un alto livello di biodiversità,
la creazione e il mantenimento di infrastrutture ecologiche e la salvaguardia degli organismi utili per il controllo delle specie vicine. L'obiettivo è quello di naturalmente, quello che abbiamo già detto, quello di implementare la salva nazionale completa con questi metodi, cercando appunto di rendere più sostenibile l'impatto ambientale di tutti i vari trattamenti dell'attività agricola. E con questo io terminerei anche questa parte qua, questo video sul piano di azione nazionale.